La sicula Leonzio cambia volto, con l'obiettivo di ottenere una scossa. È stato presentato quest'oggi alla stampa Mister Ciccio Cozza, storica bandiera della Regina in Serie A e nuovo condottiero della squadra lentinese. Il tecnico di origine calabrese, che succede a Sebi Catania, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta nel derby contro l'Igea Virtus, si è detto carico e motivato per questa nuova esperienza. Ho accettato questo progetto perché è molto importante, un progetto dove in futuro si può veramente cercare di raggiungere l'obiettivo che è la Lega Pro. Però quello che chiede il Presidente è quello di vedere la domenica una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto, poi il risultato verrà in base a quello che facciamo noi durante la settimana. Se durante la settimana lavoriamo bene, la domenica raccogliamo il massimo. Al nuovo allenatore bianconero, che dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento all'Angelino Nobile, spetta adesso il compito di compattare la squadra e riportarla in alto in classifica, provando a ripartire già nel prossimo impegno di campionato, che vedrà la formazione lentinese di scena in Campania per il match contro l'Aversa Normanna. Chi il campo lo calcherà a breve è invece il Messina. La squadra di Lucarelli, reduce dallo scialbo 0-0 ottenuto all'Esseneto di Agrigento, è attesa dallo scontro di oggi pomeriggio col Taranto, in programma alle 16:30 allo stadio Iacovone e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Lega Pro. Lo stesso tecnico messinese ha scosso la squadra, predicando attenzione e sostanza, dimostrando ancora una volta di tenere alla competizione. Possibile che venga dato spazio a giocatori in organico meno utilizzati in campionato.